Ciao Paola, buongiorno, buongiorno, un grande saluto a Paola che è arrivata per prima. In realtà i collegamenti si sosseguono, buongiorno, buongiorno a tutti. Adesso leggeremo e saluteremo un po' di amici che si stanno per collegare. Massimo Roberto Lomuscio, ciao Roberto. Tanto camminiamo verso il mare. Maurizio! Buongiorno! Buon pomeriggio a te Maurizio Lanzillo, Cristina Randazzo, la nostra Cri, ciao Cri! Chiappini Paola, ciao a tutti, Pecar Sandro! Piero Pantaleo, buongiorno Piero! Alessandra Fischetti, la nostra Alessandra! Anna Santopietro, ciao, buongiorno! Oggi proseguiamo con in mezzo al vento, alla sabbia e alla calima che sta arrivando, perché domani abbiamo l'opportunità di poter vedere, di poter esserci con un evento atmosferico particolare. Domani avremo la calima più forte degli ultimi 20 anni. Se sentite delle pause e non mi sentite parlare è perché sto mangiando sabbia a tutto andare, in quanto, credetemi, non sono solo gli italiani a non aver riguardo degli altri, ci sono anche altre nazionalità. Per cui sicuramente non è il momento adatto per andare a lanciarsi in corse nella sabbia o cose simili, in quanto proprio oggi la sabbia portata dal vento fa anche un po' male. Adesso credo a ridosso del mare che questo tipo di problema si attenuerà e inizieremo. Intanto giriamo la telecamera e lanciamoci nei saluti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lo so cosa state pensando. Rico ha tagliato i capelli, si vedono i capelli bianchi, è lì che vi ho fregato. Questo è il biondo, io sotto al nero, se taglio i capelli sono biondo. Sapevo che vi avrei subito colto in fallo. Vediamo di leggere i messaggi. Diretta e taglio di capelli perfetto per oggi, almeno non ho tutta la chioma che svolazza, eccetera eccetera. I messaggi non credo di riuscire a leggerli con quella serenità che mi piacerebbe avere, perché onestamente non si vede niente. Andiamo però, vedete la cortina? Guardate come piano piano piano, adesso vi faccio vedere, è come se ci fosse sul mare una leggera nebbiolina. Stiamo parlando di fenomeni atmosferici che arrivano direttamente dal deserto del Sahara, sono venti piuttosto forti, venti piuttosto alti. Stiamo parlando di qualcosa che viaggia intorno ai 5, 6, 7 mila metri di altitudine, però in realtà la coda sfrega sulle nostre isole e lascia questa traccia, tra virgolette. È proprio il codazzo, via, diciamolo in modo comprensibile per tutti. Vedete, in fondo si vede, non si vede più praticamente il resto dell'isola, ma piano 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 incominciamo a vedere Playa dell'Inglés, Sant'Agustin per primo è quello che sta per sparire, Playa dell'Inglés si riesce ancora a intravederla, ma piano piano quando arriviamo su Anexodos
vediamo il limpido. Vedete che differenza, perché esattamente è ora che sta arrivando. La danno ovviamente con un'intensità piuttosto forte su domani. Noi invece avremo modo di iniziare a vederla oggi. Domani la diretta sarà da Fuerte, il nostro David gestirà la situazione, dovrebbe essere anche Fuerteventura diciamo non colpita ma interessata da questo appunto fenomeno atmosferico. Normalmente, per chi non sapesse che cos'è la calima e per cui questi venti che arrivano dall'Africa portano ad altitudini piuttosto rilevanti un po' di sabbia, un po' di polvere del deserto, e per cui si vede in maniera difficoltosa l'orizzonte, come se fossimo a Milano con la nebbia, tanto per capirci. Ma visto che questi venti sono forti e portano tutto, portino anche un numero pesante, facciamoglielo portare questo numero pesante, il numero di telefono di Pierre. Pesante perché ogni giorno che passa il numero di Pierangelo diventa sempre più importante. Le persone ormai hanno creato un asse di dialogo con lui, lo chiamano più volte nel periodo dell'anno per qualsiasi tipo di informazione. Con taluni è nato anche un discorso ormai abbastanza forte. Pierangelo riesce a riconoscere i vostri numeri al primo squillo. Questo è, come posso dire, un pregio, cioè ogni persona ha delle caratteristiche positive e una di quelle di Pierre è appunto fare sempre comunque il suo lavoro nel migliore dei modi. Pierre, sapete benissimo tutti che si sta anche interessando di altro, ha delle altre passioni, ma vivere alle Canarie fa parte della sua storia, fa parte della sua vita, e come lavoro in realtà a lui comunque piace molto e segue tranquillamente e serenamente, cosa che credo che continuerà a fare ormai per parecchio, segue appunto soprattutto le prime vostre impressioni. Poi, come dicevo l'altro giorno, ad un certo punto entrano in gioco i ragazzi della prima linea. I ragazzi, mi faccio un complimento, visto che nel nostro gruppo tutte le volte che ci troviamo, tutte le volte che andiamo a divertirci, eccetera, eccetera, sono sempre più vecchio, devo un attimino inserirmi anch'io. Vado in un negozio, signor, vado in un negozio, cavaliero. Uè, magari mai che gli scappasse a una commessa, chicos. Allora adesso vedremo un attimino di intervenire in un modo, come posso dire, allora soltanto un intervento estetico, ma di uno bravo 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 bravo, potrebbe praticamente risolvere la situazione. Ma siccome personalmente io mi trovo bene come sono, chiamatemi Cicos ogni tanto e così via, mi passa e va bene così. Guardate che meraviglia, guardate, chiaramente gente in acqua che si fa selfie, gente che fa il bagno normalmente, ma adesso li raggiungiamo senza nessun problema. Ovviamente all'orizzonte potremmo andare a scorgere di tutto. Questa è la zona 4, per cui tra un seno cadente e due pettorali da sogno noi faremo gestiremo la nostra diretta. Siamo in pieno carnevale, ricordo, i messaggi è impossibile leggerli in questo momento, poi troverò una posizione di luce. Daniela Canali, ciao Danielona, vedi che ho girato il telefono e ti ho trovato. Allora, Matteo Francesco, da chi vado? Ma allora, Liliana Gagea, grazie, 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 mi fai i complimenti. Jenny sta guardando, eravamo insieme anche prima. Allora, Rosa D'Ortona,
No, Maurizio Lanzillo, ho visto foto dell'aeroporto a Lanzarote, sembra nebbia di Milano. Sì, è proprio così. Allora, un nostro amico aveva già probabilmente lanciato dei messaggi e ho visto soltanto un pezzettino dove diceva da chi vado. Dai che ci vado, no, vedete, è difficile leggere i messaggi, dai che ci vado. Ragazzi, andiamoci tutti assieme in queste Canarie. Chiamiamo Pierangelo e vediamo un attimino, una sistemazione ce la troverà. In un modo o nell'altro dobbiamo difenderci. La intro di oggi è particolare perché abbiamo praticamente Calima a parte 4 giorni di ferro di lavoro. Già uno è andato, il secondo sta per andare, il terzo sarà domani, che è praticamente un tour de force, e lunedì gli assomiglierà molto. Allora, tanto per andare a ricongiungerci con la realtà dei tempi canari, tempi lavorativi, tempi di riflessione, tempi di tutto sostanzialmente, le aperture dei negozi eccetera eccetera, dove tutto in realtà viene gestito con una certa flemma. La flemma è qua, non è inglese. Dobbiamo iniziare a convertire un po' questi luoghi comuni che ormai non trovano più fondamento, ma lo troverebbero in questo caso alle Canarie, perché per una serie di motivi. Vi ricordo, la butto soltanto a livello di leggenda, ricordatevi che Gran Canaria, le Canarie sostanzialmente, la leggenda dice che erano che potrebbero essere Atlantide, sapete, il pezzo di terra che si è appunto staccato. Da europei non meravigliamoci tanto, noi non siamo un continente così antico. La parte araba, per cui l'Asia, cos'è? Quella è veramente antica. La parte caucasica, cioè l'Unione Sovietica, che non esiste più ma si chiama Russia, Federazione Russa, loro sono veramente i portatori delle due etnie principali, cioè quelle che poi hanno bisogno. Si vede che ho visto Bones, sapete chi è Bones, allora l'etnia caucasica eccetera eccetera eccetera. Ma parliamo un attimo invece di quello che, guardate quanta gente che passeggia, la stanno facendo kitesurf, è un po' lontano ma magari le raggiungiamo, cerchiamo di stare un attimo un po' fuori dalla portata, perché è vero, è giusto che ognuno faccia quello che vuole, siamo in una zona tra l'altro proprio protetta dove si può tranquillamente praticare il naturismo, però insomma, proprio vedere prima di tutto uomini, a me personalmente potrebbe anche non interessare. Esatto, sono più interessato alla fiera della patata. Sapete che cos'è la fiera della patata? Allora, è esattamente dopo il Gay Pride, no, scherzavo, è una battuta, però adesso siamo in pieno carnevale. Il carnevale è iniziato il 5 di marzo il 5 di febbraio e finisce il 15 di marzo. Subito, quasi subito, inizierà il Gay Pride, un mese. Quella in realtà è la saga della patata, parlo del tubero ovviamente, che nessuno pensi male. Lì veramente avremo una varietà di bellezze, perché noi non dobbiamo soltanto vedere, è un argomento abbastanza delicato, però è un argomento che dobbiamo anche imparare ad affrontare. Uno, perché con le Canarie nel cuore, andremo a impattare con questa realtà. Le Canarie hanno una filosofia di rispetto notevole, hanno tratto e scritto delle regole che sono piuttosto ferree. Al di fuori di queste regole, sostanzialmente, ognuno fa della propria vita e del proprio corpo quello che vuole. Ritengo che sia assolutamente giusto rispettare
il volere degli altri, anche perché è molto 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 difficile entrare in una in un'area che non è la nostra e giudicare, per cui nessuno di noi, persone credo ben educate, credo, quando parlo di me non posso parlare di me in maniera, come posso dire, sfacciata, comunque credo persone ben educate, siamo assolutamente abituati a rispettare il volere degli altri. Altro è l'occhio. Quando nel periodo del Gay Pride vedrò passare, da uomo ovviamente, delle ragazze meravigliose, e capisco che ovviamente sono omosessuali e non eterosessuali, le guardo uguale, perché ce ne sono alcune veramente veramente molto belle e apprezzo, cioè in quel caso non mi dà fastidio. Ovviamente quando vedo due uomini lo accetto, perché in realtà lo accetto senza nessunissima difficoltà, non ho quell'interesse fisico da poter andare oltre, cioè vi faccio capire. Per cui sostanzialmente da questo vorrei farvi notare che un bel corpo è un bel corpo, una bella donna è una bella donna, un bel uomo è un bel uomo, tratto uguale, perché non abbiamo fatto il monumento alla mamma della Bellucci? No, questo argomento l'abbiamo già trattato, abbiamo fatto una battuta, vediamo il nostro. Allora, Patti Patrizia, vediamo il tuo messaggio. Scusa la domanda, forse stupida, ma vorrei sapere alle Canarie è sempre estate? Ciò. Ci sono sempre 25 gradi? Tutti i messaggi. 25 gradi alle Canarie fa freddo. Tutto l'anno. Se stiamo parlando, non stiamo parlando di escursione termica, ma se stiamo parlando di ore normali, dove il sole ha già iniziato a sorridere da un po', 25 gradi fa freddo. Alle Canarie 25, 28, 30 gradi, 32, sono sempre. Alle 2 del pomeriggio troveremo sicuramente 30 gradi. Non c'è freddo. Soprattutto, lasciamo perdere fenomeni occasionali, cioè cerchiamo un attimo di evitarli, ma parliamo di linee di media e come ti ho detto, cioè, questo è il clima. Puoi venire tranquillamente, uno te lo posso garantire, tutti i santi giorni dell'anno venire a farti una passeggiata, tipo, magari non con quel cappello, ti metti un altro tipo di cappello, figura un po', no? Hai capito? Però in realtà lo puoi fare, puoi abbronzarti tutto l'anno. È chiaro che se ti spingi più a ovest, cioè ti faccio vedere dove, facciamo un attimo una carrellata e andiamo ad ovest, seguendo questo tratto dove ci dirigevamo prima, che poi ci siamo fermati per una questione di buon senso, di buon gusto più che altro. Vedete, da quella parte c'è l'ovest, per cui Mogan, vadino a ritroso, torno indietro, Amadores, Porto Rico, Anfi del Mar, Arghineguín, quella zona è una zona ancora più calda. L'inverno più caldo al mondo, ricordatevi, è l'inverno di Gran Canaria. Quando la nostra amica mi ha fatto la domanda, io non sono stato a fare la solita melina. Ci sono alle Canarie quattro microclimi differenti, per cui se parliamo del nord parliamo di una cosa e se parliamo del sud ne parliamo di una, non dico opposta, ma quasi. Però chiaramente la nostra amica, che ha fatto una domanda assolutamente pertinente e super giusta, faccio vedere una cosa, peccato però non so per quale motivo sia arrivato qua, guardate. Che bel flodano che è arrivato sul
sulla spiaggia, qualche barracuda, eh? Allora, nessun problema per i barracuda, hanno più paura di voi, non arrivano così a riva, l'avranno ferito chissà dove e lui è venuto magari a farsi, è stato portato poi dal mare ed è arrivato in spiaggia. Non arrivano gli squali, non ci sono gli squali perché hanno bisogno di tanta profondità. Ci sono delle zone nelle Filippine, ci sono delle zone dove sono nati questi squali in basse acque e lì chiaramente sono nati lì, ci vivono, ma preferibilmente lo squalo dell'Atlantico necessita per una sua sicurezza, perché lui ha più paura di te quando ti vede, se ti attacca è perché se l'è fatta sotto e più brutto sei e più ti attacca, per cui tutte adesso, tutte le ragazze dell'isola più belle possono venire a fare il bagno. Allora torniamo, ci sta, no? Qualche battuta d'altronde la dobbiamo anche fare, o dobbiamo fare i seri, perché sennò dopo cosa succede? Che tutti pensano che la Canaria si arriva e si è sempre felici, si è sempre allegri, non è così, è anche di più, nel senso, se io alle Canarie arrivo, lavoro, faccio il mio dovere, mi comporto bene con gli altri, non do fastidio a nessuno, quello che ti devo ti do, quello che mi devi me lo faccio dare, io avrò la possibilità nella semplicità, nella normalità di vivere tranquillamente. Su questo non ci piove, ve lo posso garantire che per tante, come posso dire, per tante chiacchierate che abbiamo fatto e i racconti anche miei personali dovrebbero avervi fatto capire che a me piace vivere fuori dal mazzo, a me piace vivere là dove io ritengo sia più adatto a me, non ho degli schemi da seguire se non le come posso dire, le regole che io e mia figlia ci autoimponiamo, come proprio regole di vita, soprattutto le regole che ci organizzano il rapporto con gli altri, cosa molto 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 importante, non era previsto, ma è meglio andare a parlarne di questo, cioè non possiamo arrivare in un paese comunque straniero che ci accoglie benissimo, senza nessunissimo problema, gli stiamo portando anche dei soldi, perché venendo a vivere qua o venendo in vacanza gli portiamo anche dei soldini, però è un paese che non accetta, è un popolo che si impone magari con la frase io pago e pretendo. Credo che ormai situazioni di questo genere o frasi di questo genere non dovrebbero, come posso dire, nemmeno essere più dette, non devono limitare il come posso dire, esigere i propri diritti o in realtà imporre o perlomeno stare ai propri doveri. Non ha nulla a che vedere questo tipo di filosofia. La cosa importante in realtà è comportarsi bene, riassumiamolo in questo modo: se io mi comporto a onor di logica non credo di non trovarmi bene nei rapporti con le persone, visto che comunque siamo animali da branco, nei rapporti con le persone sostanzialmente mi troverò sicuramente bene, io mi trovo benissimo, cioè personalmente io alle Canarie questo aspetto lo sento tantissimo, sono esattamente la stessa identica persona che ero in Italia, e un po' di cuoricini, un po' di mi piace, adesso leggo anche questo messaggio se ce la faccio. Vediamo, Silvia Vascellaro, la domanda su
Vedo poco Silvia, adesso vediamo se riesco a trovare un angolino dove un attimino organizzarmi, riesco magari a gestire un po' anche il dialogo della diretta. Voi sapete benissimo che alla fine della diretta noi vi rispondiamo e magari riceverete soltanto alla vostra frase o al vostro commento un mi piace, perché in alcuni casi ci sono espressioni. Se invece dobbiamo rispondervi, cioè aiutandovi a capire qualcosa, lo facciamo volentierissimo, non c'è nessunissimo problema. Siamo finiti a parlare di questa cosa molto molto importante: quali rapporti noi andremo a tenere. È chiaro che ci sono milioni di situazioni che possono essere discusse, possiamo partire, oggi lasciamo magari perdere un po' lo step del pacchetto, ve lo dico velocemente: chiamate Pierre e a 1499 euro potete acquistare, prenotare perlomeno, parola più giusta, un pacchetto a vacanza o di perlustrazione o pre-trasferimento, chiamatelo come volete, tanto è la stessa identica cosa e comunque è tutto personalizzabile. Potete tranquillamente chiamare, prenotare, avrete il volo aereo per due persone per una settimana, il transfert aeroportuale, l'auto, la casa, due giorni di tour, staremo insieme per qualche ora in base alle vostre esigenze e di conseguenza una consulenza in ufficio chiarificatrice, cioè metterete tutto quello che avete capito sul tavolo e lì vedremo un attimino di capire effettivamente cosa e in che maniera noi possiamo aiutarvi o cosa manca da capire, perché in due giorni di tour con me il mio compito, oltre a farvi vedere l'isola, è che è chiaramente la cosa prevalente, cioè non l'ho mai vista e ad un certo punto devo riuscire a capire se questa isola effettivamente mi piace o no, ma lì dobbiamo anche crearci un quadro, di legislazioni, di servizi, di sanità, di scuole, di alimentazione, di tutto quello che in realtà vi va di chiedermi. Ma andiamo un attimo ad ammirare il mare. Vedete, tranquillamente, nonostante, a parte il fatto che fa caldo, cioè non vi garantisco, c'è vento, guardate i miei capelli, vedete, sembra che ho l'elmo romano, però vi posso assolutamente garantire che fa caldo, sto benissimo, guardate, vedete, senza nessun problema. Gli altri fanno il bagno, per cui il problema non c'è. Allora, riesco a leggere i messaggi. Ti ho fatto la domanda sul clima per sapere di più, fra un mese mia figlia si trasferirà a La Palma. Metti da parte quello che ti ho detto. La Palma è un'altra realtà, non è Gran Canaria. Chiaro, non andrà a sciare. Siamo perfettamente d'accordo, a parte che tra un mese è quasi Pasqua e qui sei in estate piena, l'inverno l'ha superato, però l'inverno prossimo in quel tratto di oceano, cioè esattamente dove è La Palma, anche se non è molto lontano da qua, pur carina eccetera, è La Palma o Las Palmas? Ah, ecco, un attimo, non riuscivo a vedere bene, veramente si fa fatica. No, Las Palmas. Allora, taglia a metà quello che ti ho detto, perché per metà comunque rimane vero, non è il clima del sud, ma starà sicuramente bene, non ti preoccupare, assolutamente, avrà tempo, prenderà più pioggia, perché un trasferimento a Las Palmas vuole dire arrivare in una zona dove il clima è variabile, le precipitazioni ci sono, esistono, ed inverno ci sono anche i caloriferi, cioè
cioè non ha nulla a che vedere con il sud. Dobbiamo sotto questo tipo di aspetto anche un po' capirlo, perdonarlo. Poi il giorno dopo alle 11 a mezzogiorno, se c'è il sole, i gradi che ci saranno di differenza tra Gran Canaria, cioè tra il sud e Las Palmas, che è a nord, in realtà possono anche essere azzerati, cioè potrebbero essere uguali, avere gli stessi gradi. La differenza è che dopo 2 ore potrebbe cambiare tutto Las Palmas e arrivare giù tanta tanta acqua. Questo è tutto. Allora, Petty Patrice, grazie mille, ci mancherebbe. Allora, Maria Rosanna Zucco, ciao Maria. Vediamo gli altri messaggi, sono in una condizione che magari riesco anche con fatica a leggere. Oh, il nostro Fanut. Allora, Silvia Lascellaro stava appunto ricordando la domanda sugli squali, dice Silvia Vascellaro, la feci, ma giusto, ma ci sta, ma vedete che io ormai ho imparato a Daniela Parmigiani. Allora, grazie a te, che complimento, bell'uomo, mi ha detto Daniela Parmigiani, grazie, 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 grazie di questo grande complimento. Adesso che ho tagliato i capelli, perché che mi è uscito tutto il biondo, qualcuno me lo doveva dire, no? No, nessuno mi ha chiamato Cico, vabbè, sul finale magari ciao Cico, e io poi quando ho dei momenti di, come posso dire, difficili, vado e leggo, no? Leggo ciao Cico. Allora, sto leggendo i messaggi, ragazzi. Ok, sono tantissimi, ci sono tantissimi saluti, ma li avete già letti, sono comunque, ci coinvolgono, sono saluti che vi scambiate uno con l'altro e scambiate con tutto questo meraviglioso gruppo che ormai io reputo una famiglia, una grandissima famiglia. Non ha, ormai il nostro quotidiano appuntamento ci ha portato al di là di quello che potrebbero essere effettivamente le Isole Canarie. Rimangono il nostro obiettivo, rimangono il nostro sogno, rimangono la nostra, come posso dire, la nostra sfida. Bisogna però avere una, almeno una preparazione, una predisposizione o una preparazione alla predisposizione per la gente. Ve lo stavo dicendo prima, ritorno indietro un attimo e vi spiego. Il mio problema, io sono esattamente quello che ero in Italia. Il sociale d'Italia a me non piaceva più tanto, a parte l'amico da 30 anni, a parte una serie di persone che ti erano vicine. Però sostanzialmente era già difficile andare a bere un caffè in un bar e vedere un sorriso che non fosse quello della barista, che forse te lo lanciava anche per professione, via. Non dico che non possa capitare anche questo alle Canarie, ma sono assolutamente convinto che, o perlomeno convinto, io lo tocco con mano e lo toccherete con mano che voi, come le persone che vivono qua l'avranno già toccato, il modo proprio di approcciarsi, il modo di, come posso dire, di gestire anche soltanto uno sguardo è totalmente diverso. Io entro e esco dai complessi ma 200 volte al giorno, forse di più. Vi posso garantire che se io arrivo e qualcuno ormai sarebbe pronto per varcare il cancello e andarsene, ti aspettano perché tu passi. Sono lì, hanno già aperto, è la cosa più logica del mondo, aspettare che la persona che sta arrivando e che è chiaro che deve passare, farla passare. Sono piccolezze, però io credo
che in realtà tante volte sono le piccolezze che giocano forte. Sono convinto che ci siano molte verità nelle piccolezze e tanta, come posso dire, tanta presunzione nelle cose grandi. È giusto andare a creare qualcosa di grande, e ancor più bello è creare qualcosa di grande che però faccia star bene non soltanto te, ma faccia star bene tante persone insieme a te. Ragazzi, se lanciamo una raffica pazzesca di cuoricini, credo che la situazione spiaggia, visto che abbiamo notato che è sotto controllo, e sotto questo aspetto siamo sereni, le Canarie ci sono ancora, l'oceano, no, mi ha fatto molto ridere, lo dico proprio per lanciare una battuta, chiaramente con i nostri amici io mi apro molto subito, si entra subito in sintonia con le persone, dovremmo passare molto tempo già dall'aeroporto quando ho l'occasione di raggiungerli io e poi il giorno dopo io in tour eccetera eccetera, si instaura subito un rapporto particolare, molti sono in linea che hanno vissuto quello che sto dicendo e possono confermarlo, abbiamo il nostro Maurizio, abbiamo la nostra Alessandra, insomma potrei fare un elenco esagerato, e allora mi permetto anche qualche battuta. Mi ha fatto morire dal ridere un amico che è appena arrivato 15-20 giorni fa, nel tratto dell'aeroporto, appena usciti dall'aeroporto abbiamo iniziato a costeggiare il mare, per cui la litorale, e come è apparso il mare, nonostante fosse stato sull'aereo, ma ci poteva stare, non era magari in zona Finestrino, per cui come abbiamo iniziato a costeggiare il mare, mi ha guardato stupito e mi ha detto: ma le Canarie c'è il mare? Le ho detto: no, guarda che ti stai sbagliando, perché ha piovuto ed è rimasta ancora un po' di acqua. Per cui questo cosa vuole dire? Che chiaro che la battuta, poi abbiamo riso tutti per mezz'ora e rimane una battuta, però moltissima gente si è accorta, sentendo altri, che esistono queste isole, però francamente non ha ben presente cosa siano. Ve l'ho raccontato del carissimo amico che, dopo esserci sentiti, aver raccontato più volte, ma più volte ancora, tutto quello che poteva essergli utile una volta arrivato qui, come arrivarci, come funzionava l'invio dei biglietti, eccetera, eccetera. È arrivato a Gran Canaria e quando siamo arrivati a casa mi ha detto: guarda, avrei veramente un desiderio da crederti, vorrei che domani mattina, tanto ci mettiamo 2 minuti, che tu mi portassi a Forteventura. Lì ha scoperto che Forteventura era un'altra isola e non una città di Gran Canaria. Ve le posso raccontare, cioè non dico che non possano capitare queste cose, e assolutamente vi posso garantire che possono al limite capitare a chiunque. Oggi io di quello lo conosco benissimo tutto, ma oggi è facile. Quando non conoscevo niente, in realtà potevo tranquillamente creare una serie di problemi, però noi dobbiamo, come posso dire, interfacciarci nei nostri rapporti, appunto, con le persone che vengono a trovarci, con queste realtà. Ci sono delle persone che non sanno esattamente le Canarie cosa siano, e dobbiamo assolutamente partire da zero. Ho preparato così nella mente, non ci sono veri e propri programmi, ma ho preparato una serie di dirette dove non andremo in realtà a parlare tanto di regole, perché le regole noi le dobbiamo conoscere, le dobbiamo possedere nel nostro gesto quotidiano, perché siamo educati a farlo. Cioè, faccio un esempio banale. Perché la nostra mamma ci ha educato a stare a tavola e nel tempo ci ha spiegato e magari ci ha anche dato 2 cazzotti sulla testa perché non tenevamo i gomiti perché tenevamo i gomiti sul tavolo, perché non mangiavamo con le gambe accavallate, perché non dovevi sbattere la bocca,
perché dovevi gestire le posate in un certo modo, quando finivi ma per il semplice motivo che nel momento in cui hai la necessità di andare a confrontarti con persone che tu non conosci e per cui tutto questo gioco di educazione è quasi mirato a far sì che in quello che fai tu dia il meno possibile fastidio agli altri, cioè la convivialità ma senza fastidio. Allora, quando capisci che esiste la convivialità senza dare fastidio agli altri, cosa succede? Che se non sei stato educato in questo modo, mentre stai, non mangi più per il semplice motivo che devi, come ti siedi, allora mi sono seduto in questo modo, i gomiti li devo mettere così e la bocca non la devo sbattere e non devo grattarmi la testa e poi devo fare questa cosa, non mi devo pulire le unghie. Cioè, è chiaro che tu tutte queste cose le devi aver già acquisite, fanno parte del tuo bagaglio di uomo che vive quest'epoca, un'epoca dove in realtà determinate atteggiamenti devono già far parte quando nasci, nel momento in cui tu sei nato già con questo tipo di bagaglio. È chiaro che invece arrivando alle Canarie devi essere formato, i primi tempi saranno duri, perché quando tutto quello che farai sarà come pensare che non devi mettere i gomiti sul tavolo, che devi tenere le gambe strette per chi porta la gonna, che devi insomma, capite cosa voglio dire? Ecco perché è molto importante da subito essere ben educati. Non voglio che io, vivere alle Canarie, i miei colleghi, ci inseriamo in un'importanza, ci diamo un'importanza di questo genere. Noi non siamo assolutamente nessuno per educare nessuno, però siete voi stessi che parlando con noi vi educate, e educarsi vuol dire imboccare la strada giusta. Ve l'ho detto l'altro giorno, non so in realtà se quello che io penso sia sempre e comunque la verità. Però ci sono delle cose che fanno parte della logica. Se io scelgo per la mia vita 10.000 vie, cosa porterò a casa? Niente. Io devo scegliere una via, perseguirla con perseveranza e quella via seguirla per tutta la mia esistenza se voglio effettivamente eccellere in quello che sto facendo. Questa è la chiave di volta per arrivare là dove voglio io. Io non voglio arrivare ad avere l'impero romano, ma va benissimo. Voglio arrivare a essere una persona serena, a stare bene, a vivere in salute, avere un buon fisico, avere intorno a me 4 persone, non 5, ma solo 4, ma persone sincere, persone fidate. Voglio un po' tornare indietro, dimenticare un po' tutta questa tecnologia e andare un po' a socializzare come facevano i miei nonni. Purtroppo in Italia è diventato difficile. Le Canarie sono ancora l'Italia degli anni 70. Abbiamo ancora da sperare che ci sia un cambiamento altrove, e anche qui non andiamo ad incappare in un cambiamento così forte che potrebbe, tra virgolette, andare a rovinare, inficiare con quello che sono le nostre idee di vita, la nostra bellezza di persone che nel soggettivo ognuno porta dentro. Ragazzi, se no vado troppo lungo, siamo saliti di numero, vi piacciono i complimenti? Ma bastava che me lo dicevate. Se voi mi dite Enrico, guarda, facci i complimenti per tutta la diretta, a me va assolutamente bene. Andrea Setti, ciao Enrico! Quello che dice Bibbia, Andre, mizzega. Andre, adesso inizio a parlare ancora e tu dopo mi scrivi ancora, eh? Dai, facciamo le cose, capisci, mi prende di brutto. No, Andre,
Non è Bibbia, quello che dico io è esattamente quello che dici tu tutti i giorni, perché anche tu sei ormai diventato riferimento con il tuo bar, con la tazza di... Anzi, è un po' che non faccio una diretta da te, Andre, ci dobbiamo mettere d'accordo magari settimana prossima, verso giovedì. Dimmi tu come sei messo con il tuo lavoro, magari facciamo una diretta da te, vediamo un attimino come mai tutte queste persone che arrivano a Gran Canaria vengono a confessarsi da Padre Andrea. Oggi abbiamo creato un personaggio, Padre Andrea, padre anche, è anche un bravo padre perché ha dei figli meravigliosi. Ragazzi, vediamo, Marino San Pietro, saluto Fabrizia, Ivana e Antonio. Un attimo che è sparito tutto qua. Ok, Marino, prima di tutto saluto io, te. Se qualcuno non ha letto il tuo messaggio perché scorreva veloce, lo ridico. Marino impegnato in una, carissimo amico, ormai da tempo vive a Gran Canaria, persona saggia, pacata, riflessiva, veramente sotto questo aspetto grande ciclista, avrà i suoi difetti, però io in Marino, per quel poco che lo conosco, sinceramente non sono riuscito a vederne nessuno visibile, per cui lo saluto con già dal primo impatto, dal primo tour, eccetera. Marino e Fabrizia, quando siamo andati a fare il tour alla diga, quando abbiamo fatto una strada impervia, incredibile, io vi ricordo ognuno, per ogni cosa che abbiamo fatto, io vi ricordo. Per cui quando vi rivedo sarà proprio un piacere ricordarvi una frase, ricordarvi una risata, ricordarvi qualcosa che ci ha fatto sentire vicini e come Marino ormai praticamente ci ha resi concittadini, viviamo praticamente gomito a gomito. Fabrizia tutto perfetto, l'ho vista anche ieri fuori da casa tua, esatto, non essere geloso, l'ho vista anche ieri, sa che ovviamente può, è contorniata da amiche, da vicini di casa meravigliosi, da, per cui nessunissimo problema, però noi siamo sempre a disposizione in tua assenza, e non anche quando tu sei qua, siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi tipo di problema o soluzione che debba essere appunto gestita. Vediamo, qua arrivano ancora tantissimi messaggi. La situazione coronavirus, allora, Cristina Buffin, ciao, situazione coronavirus, qui hai capito, la natura ha creato la calima, no? Ha detto vado, disinfetto un po', tutta, no, è una battuta, no, zero, totale, nessunissimo problema, non abbiamo mai avuto una... Crociamo le dita, tocca ferro, perché è chiaro, noi non viviamo in una bolla di cristallo, dobbiamo accettare anche noi quello che sono le situazioni del mondo e della vita, ma vi devo assolutamente dire che problemi assolutamente non ce ne sono. E in realtà proprio ieri mi dicevano che vicino ai paesi dove siamo noi cresciuti, a Cologno, o Codogno, no, Cologno, Monzese, c'era stata appunto la segnalazione di una persona trovata affetta dal coronavirus. Sono veramente dispiaciuto, sicuramente quel paese starà vivendo nel terrore, faccio, come posso dire, nel mio piccolo una parola va anche detta, sono 3.000 i cinesi che sono morti, è un lutto grande, è una guerra vera e propria. Spero che
riescano a trovare velocemente un virus e finisca questa strage un po' tutta per tutto il mondo, perché in realtà poi uno qua, uno là, incubazione di 20 giorni, incubazione di una settimana, insomma i rischi comunque ci sono. Vabbè, ragazzi, vi ringrazio di... Ho letto pochi i vostri messaggi oggi, vi faccio vedere un ride di questa Kalima. Vedete che si è messo nascosto sotto ai tendoni, chi è arrivato in spiaggia vestito, chi si prende tranquillamente il suo sole e chi tra le altre cose sarà qua appunto aspettare che questa Kalima diventi sempre più forte. Vedete, Sant'Agustin praticamente in questo momento è sparito e piano piano questo toccherà già a poche centinaia di metri, fra un po' vedremo sparire appunto questi alberghi proprio come se fosse nebbia. L'abbiamo già vissuto in un accenno 15 giorni fa, le prime ore di una Kalima molto forte avevano infatti, come posso dire, creato la stessa identica situazione. È chiaro che la Kalima di domani dovrebbe, tra virgolette, essere un po' più forte. Vedremo, vedremo. Settimana prossima ci racconteremo e il nostro David domani avrà comunque il compito di appunto raccontarcela. Non so di che entità sia Fuerte, io non ho letto niente per Fuerte, istintivamente leggo le cose che interessano più Gran Canaria perché ci vivo le notizie, poi dopo voi le chiedete, al limite sarò in grado di riferirvele successivamente. Ragazzi, da Gran Canaria, aspettando l'arrivo della Kalima, fenomeno, tutti vedete vengono a vedere da qui perché qui ovviamente il campo è più libero. E nulla, io vi saluto, ringrazio sempre, siamo ancora tantissimi, oggi è sabato, grande sacrificio da parte di tutti, fermarsi un'ora alle mie dirette, io non riesco a fare le dirette troppo corte, mi sembra di rubare qualcosa a voi, perché non lo so, i miei argomenti sono vari, portatemi voi sugli argomenti che volete, io non ho assolutamente nessun problema, anzi era quello che vi volevo proprio dire, cerchiamo, l'avevo già lanciata questa idea una volta, cerchiamo di, anche se riteniamo che quel tipo di idea, quel tipo di domanda sia una domanda magari non pertinente, non fa niente, voi fatela, noi siamo qui per rispondervi, cercheremo una soluzione, anch'io cercherò una soluzione perché arriva l'estate, di fatto l'estate c'è sempre, però di fatto arriva proprio la stagione vera e propria e sarò in mare spessissimo durante le dirette, in un modo o nell'altro dovrò risolvere il problema per appunto potervi rispondere immediatamente. Voi mi fate la domanda, io vi rispondo che è una delle cose più belle che ci possano essere, senza dover aspettare che alla sera uno di noi entri nella pagina di Vivere alle Canarie e inizi a rispondervi. Ragazzi, lanciamo magari un po' di cuoricini, un po' di mi piace che non fanno mai male. Maurizio Lanzillo è sempre... Allora, ti ho perso Maurizio, però sicuramente era un commento su la come posso dire, sul tuo piacere di ascoltare le nostre dirette eccetera, ma in realtà uno dei piaceri più grandi che noi abbiamo è durante le dirette è di averti partecipe e di contare su di te come persona che ormai non posso dire che ci segue, ma che fa la diretta come altri nomi altisonanti, che a partire dal nostro Gianni Scorzelli, che oggi non ho visto, ma è arrivare la nostra Alessandra, la nostra Rosa, insomma ce ne sono, siete praticamente
tantissimi, il nostro Piecarsandro, insomma, un giorno faccio un po' di nomi, un altro giorno ne faccio un po' di altri, siete veramente tantissimi, oggi siete in linea tantissimi, tante persone, tanti non partecipano, non interagiscono, e poi mi accorgo che dalle telefonate che ci fanno o durante i tour eccetera eccetera, in realtà le dirette le guardano e sono veramente, vediamo cosa sta succedendo qua, qua ballano, ho deciso di ballare, sono lanciati in un ballo sfrenato, vediamo, queste sono le Canarie, cosa volete che vi dica? Queste sono le Canarie, sono le vacanze, sono una zona dove si passa un po' di tempo, dove c'è felicità, dove hanno improvvisato un ballo collettivo. E vabbè, viva le Canarie, ragazzi. Io vi saluto, giro la telecamera. Ecco qua. Un grande bacio a tutti e riprendiamo il lavoro di corsa, perché come vi dicevo sono giornate piene. Ragazzi, vi voglio bene, ciao a tutti, una buona domenica e a noi ci troviamo giovedì. Adesso è tornato David, abbiamo un po' più di tempo tra una diretta e l'altra. Mi mancherete, ciao, anzi mi mancate già, ciao.